Si è tenuto i giorni 22 e 23 aprile l'atteso evento Falconaria, giornate di terra e cielo, un appuntamento dedicato all'arte della falconeria. Presso lo Zoo delle Matine, la due giorni si è aperta sabato 22 con un convegno tematico a cui hanno partecipato diversi personaggi di spicco, tra i quali i rappresentanti del Parco Natura Viva, il direttore dell'ospedale veterinario di Dubai Antonio Di Somma, il dottor Pietro Laricchiuta, i falconieri Enzo Arcioni e Gianluca Barone, la fotografa naturalista Serena Galvani ed una folta rappresentanza del gruppo falconieri De Arti Venandi di Melfi. Sicuramente questo è uno dei tanti eventi che ormai questa struttura sta promuovendo e che sicuramente contribuisce a far conoscere soprattutto il nostro territorio, a parte che contribuisce a diffondere poi l'arte nobile della falconeria. Dopo i saluti di un emozionatissimo Bartolomeo Maio, direttore dello Zoo delle Maitine, è stato poi il direttore sanitario della struttura Marco Campolo a moderare ed introdurre gli interventi, che hanno riscosso grande interesse ed attenzione da parte dei presenti. Io ero già venuto qualcosa come 10-15 anni fa, quando non esisteva nemmeno lo zoo. Si sta sapendo la passione di Bartolo per i falchi, lui organizzava dei meeting di falconieri, e si chiamava Falconaria, penso, come ora, e siamo sempre stati contagiati dal suo entusiasmo, dalla sua passione. Fra l'altro questi sono luoghi federiciani, qui veniva Federico II di Svevia a caccia e quindi c'è un particolare legame con la falconeria. Domenica 23 invece, grande chiusura con l'inaugurazione dell'Arena Grave Mora, uno spazio immerso nel verde destinato al volo dei rapaci, che ha visto diverse attività legate alla falconeria e dimostrativi di volo. Quest'anno per lo Zoo delle Maitine sarà l'anno della giraffa, quindi sono in arrivo tre bellissime giraffe, venite a vedere.